Buon pomeriggio a tutti, siamo al pomeriggio conclusivo di questa prima edizione di Biennale Tecnologia, siamo all'incontro dedicato al Master Plan del Politecnico, quindi uno degli appuntamenti in cui in qualche modo l'Ateneo che ha organizzato questo evento importante parla di sé e racconta qualcosa di quello che sono i suoi progetti presenti e futuri. A parlarne con me, io sono Jacopo Ricca e modererò questo incontro che andrà avanti per circa un'ora. Lo dico anche ai nostri relatori, il nostro obiettivo è quello di arrivare alle 17:15 e poi cercare di lasciare anche spazio alle domande. Ovviamente, dicevo, con me ci sono Ilaria Adamo, la direttrice generale del Politecnico di Torino, Guido Saracco, rettore dell'Ateneo, il vice rettore per la pianificazione Luca Settineri, e Antonio De Rossi e Carlo De Regibus. Il primo è ordinario in progettazione architettonica, il secondo è docente a contratto del Politecnico, ma soprattutto è stato uno dei coordinatori del Masterplan. Non ho con me il libro fisicamente, come si dovrebbe fare in queste situazioni, ma da poco è uscito un libro dedicato al Masterplan del Politecnico che si chiama Spazializzare le strategie. E parlo, tra gli altri, sono proprio Antonio De Rossi e Carlo De Regibus. È un libro edito da Lettera 22. La cito perché appunto non posso neanche mostrarlo e quindi mi fa piacere citarla. Mi pare che sia una casa, sia come casa editrice, sia siciliana. È una casa editrice che fa molti libri molto belli sull'architettura e mi sembrava giusto ricordarlo in questo appuntamento. Il Masterplan è un progetto ambizioso, è un progetto che si è realizzato, ma è soprattutto un processo, oltre che un progetto, e in quanto tale è ancora in atto, anche se appunto il libro che in qualche modo ci ha portato a questo incontro ne cristallizza la filosofia e ne mostra alcuni dei frutti. In qualche modo ci sono due dimensioni diverse per questo masterplan. Una è quella interna, quella dedicata allo sviluppo del Politecnico e delle sue esigenze didattiche, di ricerca, e l'altra è quella che guarda all'esterno, guarda a Torino nella sua globalità, ma guarda anche a un nuovo modello per costruire gli spazi degli Atenei. Una riflessione che abbiamo fatto tante volte con alcuni degli interlocutori di oggi è proprio quella che in qualche modo gli Atenei, parlo del Politecnico, parlo anche dell'università ovviamente, per Torino in questi ultimi anni sono stati uno dei pochi motori di cambiamento urbanistico e di rigenerazione di spazi. E in questo senso possiamo dire che proprio questo masterplan è uno degli elementi che mette a sistema alcuni di questi spunti. E da qui partirei con il rettore Guido Saracco, cioè il ruolo che ha avuto questo masterplan, ma più in generale che può avere il Politecnico o possono avere gli Atenei nella dimensione di trasformazione di una città come Torino. Sì, grazie. Il ruolo è importante, Torino è sempre di più anche una città universitaria, siamo oltre 110.000 studenti come somma tra gli studenti dell'Università di Torino e quelli del Politecnico di Torino, e ormai siamo sul 15% della popolazione della città di Torino. E questo sicuramente è una dimensione importante per la città. Questi studenti vanno serviti con spazi diversi dagli attuali. Una delle motivazioni per cui è necessario cambiare non è tanto una questione di quantità, l'ambizione comunque c'è ad aumentare il numero di studenti serviti, quanto una dimensione di qualità e di modalità con cui realizzare didattica moderna. Proprio questa, diciamo, crisi del Covid che ci ha portato a una didattica esclusivamente in questi giorni a remoto, come è stato nel secondo semestre dell'anno accademico passato, ha messo in evidenza come questa modalità poco si presti a una discussione
tra studenti e con i docenti, che in realtà diventa sempre più importante al giorno d'oggi, perché è impensabile riuscire ad avere un tale livello di specializzazione da star dietro continuativamente a un cambiamento delle tecnologie che è frenetico. Sempre di più i professionisti che dobbiamo formare devono essere in grado di dialogare con altri professionisti per costituire dei team di lavoro e arricchirsi, oltre alle discipline scientifiche e tecnologiche, di discipline umanistiche e scienze della società. Per fare questo, per affrontare insieme problemi complessi, per cercare di dare delle risposte alle sfide che oggi si presentano all'umanità, è necessario lavorare insieme. E chiaramente questo avviene male all'interno di classi plateo, gradinata, che dir si voglia, con i banchi inchiodati. E fatalmente, oltretutto, a parità di studenti, se andiamo verso classi in cui si lavora intorno a dei banchi, in una specie di riunione tra studenti e con docenti, la densità di occupazione è più bassa, quindi cambiano le morfologie delle aule e anche la dimensione. Per questo, anche solo per questo, noi dobbiamo cambiare molto, e stiamo facendolo, ad esempio. Ricorderà, perché la sua testata fu forse la prima a darne conto pubblicamente, che abbiamo in programma di costruire a brevissimo un Learning Center, anche grazie a una donazione importante di una fondazione per l'impatto sociale. Lascio però alla direttrice generale, che interverrà dopo, quella che è la dimensione interna del campus, che cambierà profondamente anche nella dimensione della qualità della vita di chi vi lavora o vi studia. Se guardiamo l'impatto sulla città, ecco che intervengono altre dimensioni oltre a quella della formazione. Innanzitutto, questi ragazzi conviene che vivano e studino all'interno di nuovi campus anche fine a se stessi, cioè residenzialità e studio, dove trasferire anche una parte della didattica. Abbiamo preso a ragionare con i collegi universitari anche di collocare parte di questo lavoro in team degli studenti all'interno dei collegi, e questo anche in ragione del fatto che i collegi universitari sono frequentati da studenti di tutte le facoltà, ed è facile trovare quel mix culturale che è prodromico a generare i team corretti per affrontare problemi complessi o provare a ideare qualcosa di nuovo per le sfide che dicevo precedentemente. Allora, per fare degli esempi, un progetto fantastico che potrebbe realizzarsi è quello della manifattura tabacchi, dove c'è un'intera area che, tra non molto, pare che siano ripresi i lavori per la metropolitana 2, sarà vicina a un estremo della metropolitana 2, che vede esattamente a metà la stazione la stazione del Politecnico, e quindi, posto che ci sia una buona connettività, una buona servizio di trasporto per questi studenti, e ci metterebbero un batter d'occhio arrivare da qua a là, gli studenti potrebbero trovare in quel luogo un luogo dove vivere, fare sport, avere delle sale studio. Abbiamo fatto degli studi che fanno i ragazzi su concepire una nuova funzionalità per gli studenti della città, e gran parte delle pensate sono nel creare sale studio disperse per il nostro territorio. Questo anche in ragione del fatto che, come ben sa, c'è una crisi da questo punto di vista, esattamente come una crisi dal punto di vista delle posizioni in collegio per i ragazzi meno abbienti. Ricordiamo appunto che ci sono circa 2000 posti, quando gli aventi diritto di un posto in collegio sarebbero più di 8000 nella nostra città. Ecco, allora, che è molto sentito dagli studenti, ma è proprio il luogo in cui non semplicemente si studia, ma si cresce, si fa un pezzo di strada potenzialmente. E se riusciamo a creare queste sedi, che non necessariamente devono essere vicine alle sedi universitarie, se ben serviti da metropolitano o altri mezzi di trasporto, allora abbiamo anche una permeazione della città con questi giovani ragazzi, che nutriamo anche di principi etici, di responsabilità sociale, come non mai, e che potrebbero essere di questi ambasciatori presso delle aree che
Da questo si gioverebbero molto. Manifattura tabacchi è in circoscrizione 6, che è una delle circoscrizioni più in difficoltà in questo momento. Quindi questo può anche essere di per sé un elemento di rigenerazione, di qualificazione di certe aree della città. Dove le anticipo, il Politecnico però non può essere messo come una bandiera come è stato nel passato. Se facciamo delle iniziative, e le iniziative più forti sono nella seconda e terza missione, di impulso alla produzione industriale, lo dobbiamo fare nei luoghi dove ha senso farlo. Ecco, allora Mirafiori vicino a FCA, Futura Stellantis oppure CNH, il luogo dove già abbiamo tre palazzine in Corso Settembrini, dove facciamo l'ingegneria dell'autoveicolo e il disegno industriale e che si arricchiranno nel progetto che porteremo avanti della dimensione del Competence Center già attivo in quella sede, della formazione professionalizzante, ma di tutta quella ricerca applicata interdisciplinare che collocheremo lì a supporto dell'industria manifatturiera e dell'industria dell'autoveicolo con finanziamenti che sono arrivati voi dalla regione, voi dallo stesso governo attraverso il decreto rilancio. Analogamente in Corso Marche, che tra l'altro è una zona molto ben servita perché di nuovo passa la metropolitana attuale, la metropolitana 1, e poi c'è l'Environment Park, sede della in Corso Marche l'aerospazio, l'Environment Park dell'economia circolare, sostenibilità, la bioedilizia. Elemento chiave per lo sviluppo industriale e urbano. E poi c'è il Parco della Salute, che forse è proprio ambizioso a questa città, luogo non semplicemente di grandi ospedali, dove fornire le cure più, come dire, più critiche, ma anche di dipartimenti dell'Università e del Politecnico, di sedi di laboratori di ricerca, di luogo dove gli studenti di medicina e di ingegneria biomedica verranno a essere formati e anche terreno ideale per l'insediamento di piccole e medie imprese o hub di grandi imprese nell'ambito della salute, un terreno chiaramente fiorente, specialmente in Italia, così sarà in modo importante. A questi si unisce poi questa grande sfida che abbiamo di fronte a noi dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, che porterà questa città tanto un progetto di dimensione nazionale, ma che chiaramente farà un gran bene nel fertilizzare tutte queste aree di sviluppo, queste che noi chiamiamo comunità di conoscenza e innovazione, e un'ultima delle quali è proprio lungo l'asse del Po e riguarda, come dire, la riqualificazione e la rigenerazione urbana. Ed è la sede dove gli architetti, che non in modo esclusivo, perché sono aiutati nel gruppo del master plan da scienziati e tecnologi dell'ICT, dei sistemi gestionali e così via, possono progettare la città del futuro, ma soprattutto il luogo in cui, a partire dal Castello del Valentino, dal plesso che abbiamo in via Morgari, da eventuali trasferimenti in via Pietro Giuria dall'università che si trasferisce a Grugliasco, una città della scienza che sta creando, fino ad arrivare al progetto che adesso stiamo coltivando di prendere a valorizzare un pezzo di Torino Esposizioni per riunificare tutti gli studenti di architettura, pianificazione, design in un'unica sede. Che tra l'altro nuovamente verrebbe a giovarsi, questo è il Parco del Valentino, chiaramente quando fosse permeato da migliaia di studenti tutti i giorni, vedrebbe i suoi esiti ultimi migliorare grandemente. E questo è un altro esempio di riqualificazione urbana. Quindi a tutto questo si somma il fatto che tutte le tecnologie che stiamo sviluppando, e lo dice questa biennale tecnologia e umanità, sono fatte dall'uomo per l'uomo. E la gran parte delle tecnologie oggi sono mirate al benessere delle persone, alla loro connettività, a che si muovano in modo sostenibile, a che sfruttino energie rinnovabili. Tutto questo si gioca nelle città in modo cruciale. Quindi quello che ha il Politecnico insieme all'università di grande potenziale è riuscire a far sì che Torino diventi terreno della sperimentazione di nuove tecnologie per la mobilità in un'ottica olistica, ma anche molto ben progettata, che possa anche per questo effetto cambiare la pelle di questa città. Ecco quindi che il Politecnico può effettivamente, assieme all'università, fare molto per Torino, e penso che per Torino sia una grande opportunità avere due grandi università come il Politecnico e l'Università di Torino, ma allo stesso modo possa tornare Torino
essere assessore di una regione, di un paese, delle relazioni principali che in questa parte del nord-ovest l'Italia ha con paesi limitrofi, ovviamente nella relazione con Milano, con Genova anche. Questo è molto ambizioso, ma è assolutamente l'esito di un'università che vuole dare un impatto sociale. Cioè, questo è il DNA del Politecnico di oggi, è la piena interpretazione nei fatti del nostro piano strategico. Grazie a Guido Saracco. Passerei appunto, come dicevamo nell'introduzione, in questo gioco tra dentro e fuori il Politecnico a un tema più legato alla vita dentro il Politecnico e quanto questa può essere cambiata, ma anche quanto ha influenzato poi la costruzione del master plan con la direttrice generale Ilaria Adamo. L'aspetto che volevo provare ad affrontare era appunto quello di che cosa cambia anche nell'organizzazione del lavoro, del personale che passa una parte importante della sua vita dentro il Politecnico con questo master plan. Come si integrano all'organizzazione del lavoro, ma anche gli aspetti legati al welfare, che sono in qualche modo appunto una parte forte e anche questa molto ambiziosa del piano strategico in questa visione, che è una visione appunto di architettura, di urbanistica e di formazione anche degli edifici. Grazie, buonasera. Ma il tema degli spazi e di conseguenza il tema del nostro gruppo Masterplan si può dire che sia una risposta costante al tema peraltro della nostra biennale di quest'anno, cioè le mutazioni, perché in questo continuo divenire tutte le attività core, ma non solo, dell'Ateneo cambiano e il tema degli spazi deve andare dietro costantemente a queste mutazioni. Se pensiamo, è mutata ultimamente, negli ultimi anni, la modalità di fare didattica, non più la didattica tradizionale nelle aule, ma sempre più la necessità di far sì che i nostri studenti vivano in modo trasversale la conoscenza, la formazione. Se pensiamo a iniziative importanti come i laboratori, le challenge, i team studenteschi, che necessitano quindi di spazi che non sono più quelli delle aule tradizionali, ma grandi spazi in cui poter lavorare insieme, fare sperimentazione e anche prepararsi ad aspetti più imprenditoriali. Gli studenti stessi hanno necessità di un'università diversa, un luogo da vivere tutto il giorno in cui poter fare comunità, socializzare, trovare servizi. La ricerca è cambiata moltissimo in risposta, come diceva anche il rettore, alle esigenze del mondo esterno, e quindi sempre più abbiamo bisogno di spazi per grandi laboratori, grandi infrastrutture. Le attività di trasferimento tecnologico sempre più legate appunto al tessuto territoriale, e quindi con la nascita dei centri interdipartimentali, delle piattaforme di cui parlava anche il rettore, tutto questo rende necessario trasformare i nostri spazi. E poi, l'abbiamo detto, l'attenzione alla persona. Quindi tutte le attenzioni nuove in tema, nuove o implementate e da implementare sempre di più, come l'attenzione per esempio agli special needs, alle disabilità. Stiamo proprio progettando degli spazi nuovi per dare maggiori servizi alle persone che ne hanno più bisogno. L'attenzione a creare spazi di socializzazione per il personale, spazi per le pause, il riposo, ma anche per poter lavorare in modo sinergico, in quanto la trasversalità, come dicevamo prima, sta diventando sempre più importante non solo nella didattica, nella ricerca, ma anche in quello che è la nostra attività lavorativa. L'attenzione alla sostenibilità, poi, che ci rende sempre più attori importanti in questo territorio per lavorare insieme agli enti locali e agli altri attori del territorio, e anche questo rende necessario la definizione di nuovi spazi.
In questo contesto abbiamo questo gruppo di lavoro fantastico, che è il nostro gruppo Masterplan, che mette a disposizione le sue conoscenze nel campo della ricerca, dell'urbanistica, del design, dell'architettura per la definizione di nuovi spazi. E qui viene poi una nuova notazione, cioè quella di saper coniugare gli aspetti dell'organizzazione per saper tradurre in opere concrete i disegni, le visioni, le idee del nostro gruppo Masterplan. E qui viene l'altra sfida, cioè quella di modificare la nostra organizzazione in relazione alle possibilità che abbiamo di appunto mettere in piedi le idee del gruppo Masterplan compatibilmente con quelli che sono i vincoli di una pubblica amministrazione, i vincoli burocratici a cui dobbiamo attenerci. Anche in questo ci sono mutazioni, la costruzione di appalti per la realizzazione di edifici può essere realizzata anche grazie a nuovi strumenti legislativi, e quindi anche in questo dobbiamo mutare il nostro modo di lavorare per poter sfruttare le possibilità, per esempio, delle partnership pubblico-private o comunque per rendere possibile amministrativamente la realizzazione di queste nuove attività. Non da ultimo, così come sfida per il futuro, questa pandemia ci sta insegnando a lavorare in un altro modo, e quindi quando tutto questo sarà finito verrà anche il momento di ragionare su diversi modelli del lavoro, diversi modelli organizzativi, e in questo la definizione di spazi ad hoc sarà fondamentale, e anche in questo sappiamo che potremo contare su questo fantastico gruppo Masterplan. Grazie. Appunto, citavamo la pandemia, il cambiamento che c'è stato anche nelle modalità di fruizione della didattica, ma in parte anche nelle attività di ricerca. Questi cambiamenti che sono in corso sono forse stati appunto accelerati, ma le prospettive del Politecnico come Ateneo, che mirava a crescere, la cui fame di spazi abbiamo raccontato tante volte, perché appunto l'appetibilità del riuscire a iscriversi a frequentare il Politecnico non è cosa di questi giorni, è cosa che risale nel tempo. Con Luca Settineri era proprio un po' questo l'aspetto che volevo provare ad affrontare, nel senso che probabilmente in qualche modo la pandemia cambierà, o in parte ha già cambiato, perché la popolazione del Politecnico e degli studenti ha fatto scelte diverse. C'è chi ha, per necessità più che altro in questo momento, ha dovuto restare nel proprio paese d'origine, c'è chi invece ha comunque voluto raggiungere Torino, ma le aule, gli spazi di appunto come quello delle challenge che citavamo prima, devono essere tarati su una popolazione che è quella della totalità degli iscritti, diciamo così. La storia è stata quella che è partita col raddoppio, quindi della città della Politecnica, quindi con prospettiva di ampliamento delle aule e quindi di ampliamento degli iscritti. Questo Masterplan in qualche modo supera anche quello che è stata quella progettazione tra gli anni 90 e gli anni 2000, ma qual è la pianificazione che voi vi date, sia come popolazione studentesca, ma più in generale anche come popolazione di ricercatori, di figure ibride tra ricercatori e dipendenti delle imprese interessate ai progetti di ricerca del Politecnico che si può intravedere nel futuro? Per rispondere alla sua domanda non posso che partire dal nostro piano strategico. Noi abbiamo un piano strategico che 2 anni fa abbiamo licenziato e che riteniamo ancora di grande attualità nonostante appunto il Covid che lei cita. Adesso spiegherò perché. Il piano strategico prevede che noi
passiamo dal 2018 al 2024 a una popolazione studentesca di 40.000 studenti, da circa 34.000, a un numero di docenti che arrivi almeno a 1.000, a un numero di dottorandi che arrivi a 1.000. Avremo quindi più docenti, più dottorandi, più ricercatori. Prevediamo che aumentino anche le collaborazioni con le aziende, quindi il personale tecnico delle aziende che lavorano in collaborazione con noi, ma anche i nostri tecnici e ricercatori che lavorano in laboratori congiunti. Quindi prevediamo un aumento della popolazione complessiva, diciamo, della cittadella politecnica da circa 40 a 46-47 mila. Certamente il Covid ha, come dire, modificato un pochino le prospettive, perlomeno in questi anni, in questo periodo, ma naturalmente noi scommettiamo che quando questa pandemia sarà cessata, la cittadella politecnica tornerà a funzionare nella sua piena forza, no? Nella sua piena forza, naturalmente con delle modalità dello stare insieme che riguardano certamente gli aspetti di didattica, ma anche gli aspetti relativi al lavoro, appunto al lavoro in Teams, al lavoro in team, al lavoro da parte anche del personale tecnico-amministrativo diversi e più attuali. Dell'esperienza della pandemia noi faremo tesoro in un certo, perché le nuove modalità che si sono trovate, che si sono affinate, l'accelerazione che c'è stata nelle tecnologie e nella dotazione tecnologica dell'Ateneo per far fronte appunto alle mutate esigenze, lo dimostra questo seminario via web, no, che stiamo tenendo in questo momento, appunto ci insegnano che è possibile in alcuni casi stare insieme in maniera diversa. Però noi contiamo sul fatto e progettiamo in modo che in realtà ci sia un ritorno alla presenza, ce lo chiedono gli studenti, ce lo chiedono le famiglie, ce lo chiedono i colleghi, i docenti, ce lo chiedono anche i lavoratori e quindi diciamo questa è la nostra scommessa. Io ho la fortuna e l'onore di lavorare insieme al gruppo di progettazione del Masterplan e curarne gli aspetti così esecutivi, diciamo, e anche gli aspetti finanziari, cioè di fare ovviamente allineare gli aspetti progettuali e i tempi delle realizzazioni con gli aspetti finanziari. Come ha fatto già notare il rettore, abbiamo una città in grande trasformazione. Ahimè, negli ultimi anni è stata una trasformazione che ha visto la città dal punto di vista economico sicuramente andare indietro, decadere, si sono liberati molti spazi, ma questo costituisce per noi un'opportunità. Io mi spingo a dire che attualmente o nel recente passato la carenza di spazio ha proprio costituito un limite allo sviluppo del nostro Politecnico. Quindi noi andiamo un po' in controtendenza e desideriamo cogliere, nell'interesse certamente nostro, ma credo anche della città, le opportunità che si creano, no, da queste spazi che si rendono disponibili. È una città che si trasforma da una fabbrica di prodotti, una fabbrica di conoscenza, una fabbrica di innovazione, a un luogo dove crescono, si formano ingegneri e architetti pronti alle sfide del futuro, che sono anche dei buoni cittadini, quindi una fabbrica di servizi alle imprese, un luogo dove si torneranno a produrre dei prodotti ad alta tecnologia, ad alto valore aggiunto. Quindi questa è la nostra sfida, questa è la nostra idea. Il ruolo del Masterplan nasce proprio da questa esigenza di dare ordine a queste strategie e di spazializzarle, come dice il titolo stesso del libro dedicato al Masterplan. Questo è un po' il senso di questa operazione. Ecco, appunto per
tornare sul libro e anche sul lavoro che è stato fatto in questi anni. Abbiamo dato una mezz'oretta di tempo ad Antonio De Rossi per riposarsi, visto che sta facendo una maratona questo pomeriggio. Prima parlava di montagna e ora è qui a raccontarci il lavoro del Masterplan. Però in qualche modo anche il rettore Saracco citava la questione del rapporto tra architetti e ingegneri. Un po' provocatoriamente, ne abbiamo già parlato altre volte appunto con il professor De Rossi, questo Masterplan può essere un po' la grande pace tra gli architetti e gli ingegneri del Politecnico dopo decenni, diciamo così, di visioni diverse sullo sviluppo. Ma più che insomma, pace, io parlerei invece di un rinnovato modo di mettere a punto saperi, culture, savoir-faire, politecnici. Io personalmente non ho mai visto questa grande divisione e credo che molte cose, al di là di, come dire, enunciarle teoricamente, si risolvano nel fare le cose e nel fare delle cose che io trovo che i saperi dell'ingegneria, i saperi delle architetture, ma anche tutto quello che stiamo cercando di portare, ad esempio in termini di humanities all'interno del Politecnico, insomma, siano tutti i saperi che messi insieme possono aiutare a mettere a punto appunto delle visioni. Permettetemi davvero di carattere innovativo, perché innovativo è innanzitutto il metodo e non è un metodo così comune anche a livello, come dire, internazionale. Normalmente si mettono a punto, come dire, dei desiderata funzionali, si dice dobbiamo costruire quattro aule, dobbiamo fare cinque spazi per i dipartimenti. Qui è completamente differente. È un metodo, io credo che rivendichiamo anche con orgoglio. Una questione, un'angolazione che io credo venga da lontano, ci venga anche da persone come Roberto Gabetti, ma da una cultura dialogica, oserei dire anche azionista, che è un filo lungo, un filo rosso della storia, come dire, torinese. Allora il problema non è tanto di dire ci serve questo e si fa il progetto per fare quello. Il tema è quello che fa questo Masterplan. Che è un processo prima ancora che un oggetto, un progetto, quella di costruire degli scenari, di costruire degli scenari che servono per mettere in forma, spazializzare le differenti intenzionalità che sono presenti all'interno dell'Ateneo, i differenti punti di vista, provare a metterli in forma, su questo costruire, come ricordava il professor Settineri, poi anche la fattibilità, come dire, economica, procedurale, insieme a strutture tecniche come Edilog, quindi a costruire scenari da tutti i punti di vista, quindi non è solamente un problema banale e anche un po' stupido forse di forma architettonica, è un tema di costruire degli scenari che poi possano permettere al gruppo dirigente, alla comunità del Politecnico di fare le scelte più opportune e quindi il lavoro del Masterplan, del gruppo del Masterplan è un lavoro come è avvenuto in questi 4 anni. Il volume raccoglie, noi siamo nati come dire, come progetto dell'Ateneo 4 anni fa e questo libro ne raccoglie questi primi 4 anni di lavoro. Il tema appunto è di costruire scenari, orizzonti. Che permettono poi di scegliere la migliore strada, e questo quindi è un lavorio continuo, non è un masterplan nel senso tradizionale di qualche cosa che viene disegnato, viene fatto, ne viene valutata la fattibilità economica e poi le cose vengono realizzate in cantiere e si conclude. Ma quindi è un continuo lavorio, come dire, di ripensamento, di creazione di nuovi obiettivi, di ottimizzazione degli spazi, di incremento della qualità della vita e degli spazi del welfare. E quindi è qualcosa, io credo, di profondamente in qualche modo necessario, proprio per la complessità oramai delle operazioni
che un Ateneo, che è una città come la nostra di più di 40.000 abitanti, si trova appunto a dover fare delle scelte ogni giorno. Ed è molto importante, come ricordava il rettore, anche gli altri interventi, da un lato ovviamente sul piano interno, cioè quindi quello di pianificare, di costruire strategie, mettere a fuoco scenari e poi relative progettualità, ma è anche importante sul lato esterno. Sempre di più le università saranno degli attori, come dire, urbani, degli attori sociali, economici, culturali a tutti gli effetti, e quindi anche l'interfaccia continua, non solamente appunto con la comunità all'interno del Politecnico, ma con quello che può essere il comune, la città di Torino, altre realtà territoriali, la città metropolitana, la regione Piemonte, i ministeri, per quelli che possono essere finanziamenti, progettualità attinente, la sovrintendenza. Insomma, oramai è un continuo necessario lavoro di raccordo, di costruzione di immagini di futuro, senza il quale un grande Ateneo come è quello di Torino, sia il Politecnico ma anche l'università, ecco, senza questo continuo lavorio diventa oggi veramente impossibile, come dire, porsi degli obiettivi di sviluppo e di crescita. E ci tengo a dire anche in modo democratico, cioè in modo trasparente, in modo, come dire, condiviso, è un'altra delle caratteristiche assolutamente essenziali, oramai obbligatorie nel gestire realtà così complesse come sono quelle del nostro Ateneo. Grazie al professor De Rossi. Intanto stanno arrivando le prime domande, quindi poi dopo lasceremo spazio a chi ci sta ascoltando. Vorrei chiudere questo primo giro con Carlo De Regibus, con il quale vorrei parlare in concreto dei progetti che però poi sono stati in parte già messi sul piatto, messi sul libro anche che ci troviamo a presentare oggi. Ci sono degli aspetti come dire, il confronto con edifici storici importanti in cui in qualche modo tutti voi avete studiato come gli spazi di Corso Duca degli Abruzzi, che però prevedono delle revisioni, anche una nuova filosofia in parte, sia gli spazi aperti come la Corte Centrale che l'ingresso, l'accesso da Corso Duca. Com'è stato confrontarsi appunto con edifici che poi sono un po' nella storia di Torino? Ma allora, come giustamente diceva, ovviamente la sede centrale rappresenta uno dei temi più importanti di quelli affrontati nel Masterplan. Adesso faccio scorrere intanto delle slide che raccontano un po' il libro, perché il libro poi racconta ovviamente il Masterplan, al di là di un'introduzione, diciamo, sul Politecnico e sulla storia recente del Politecnico. Allora, il libro è diviso in tre parti e per noi è essenziale capire che la parte di analisi non è una parte slegata da quella di progetto e soprattutto non è una parte analitica fatta di numeri, ma è una parte analitica fatta di disegni, che serve soprattutto, per esempio, nel caso della sede centrale, come giustamente diceva, per capirla, perché un conto è avere una visione numerica delle consistenze, sapere che ci sono tot metri quadri, tot aule, e un conto è capire come sono distribuiti i sistemi, come funziona il sistema delle aule, del cibo, della ricerca, delle sale studio. Un po' come dire che è importante sapere quant'è il peso, ma è anche importante capire come è distribuito. E questo ci è servito nella prima fase del Masterplan, ormai appunto quasi 4 anni fa, per capire meglio una realtà che era molto grossa, molto complessa e molto rigida, perché ovviamente l'edificio di Corso Duca nasce con un impianto estremamente rigido. Allora, nella parte di progetti, e quindi nella parte più si occupa dei due grandi campus, quello di ingegneria e quello di architettura,
che vediamo, diciamo, in questa pianta come due grandi poli a destra e a sinistra, uno dei progetti più importanti è proprio quello degli spazi aperti, cioè di tutto quello che sta tra le cose, tra gli edifici, tra le aule, tra gli uffici. C'è un enorme tessuto connettivo che è stato generato nel corso degli anni, diciamo come risulta di una quantità enorme di interventi, e quindi è un enorme bacino di potenzialità d'uso, di vita. Pensiamo quante volte andando all'estero si vedono utilizzare gli spazi esterni delle università, ma non solo. Riuscire però a trovare un progetto voleva dire collegarli in un'unica sequenza di spazi i cui progetti poi sono diversi e sono già in atto alcuni, come quello la modifica e la riqualificazione della corte dell'Aula Magna e della corte del Rettorato sono già avvenuti. Uno molto importante sarà la riqualificazione di tutta l'area dell'ingresso, che avrà un'importante funzione simbolica, che è quella ovviamente di trasformare l'ingresso, cioè la soglia del Politecnico verso lo spazio pubblico in qualcosa di più di una porta chiusa da un cancello. Diventerà un grande spazio pubblico, un grande spazio pedonale o diciamo a prevalenza pedonale con un investimento notevole, quindi per caratterizzarlo. Questo tipo di progetti collegheranno quasi 1,5 chilometri di spazi con una nuova gestione del verde, una nuova gestione degli arredi, e li trasformeranno quegli spazi di risulta in luoghi vivibili. La cosa vale anche per in realtà il campus architettura, che su questo è più favorito dal fatto che ovviamente c'è il Parco del Valentino lì vicino e che quindi, come il rettore diceva, il Parco del Valentino costituirà, diciamo, un indotto, se vogliamo, a livello di riqualificazione di tutti gli interventi sul campus. Ma anche all'interno stesso del campus il Masterplan si occupa di riqualificare, per esempio, la grande corte sud, che è quella dove una volta c'erano i prefabbricati, ora c'è un parcheggio, e un domani potrebbe diventare qualcosa di più, mantenendo la stessa funzionalità, ma diventando parte della vita degli Atenei, soprattutto per gli studenti, che ovviamente manifestano necessità di spazi e di luoghi, anche dove banalmente mettersi a studiare oggi è possibile farlo per gran parte dell'anno, ecco. E quindi questi sono, diciamo, i progetti che riguardano più che altro gli spazi aperti. Poi ci sono altri progetti che sulla sede centrale riguardano luoghi particolari, per esempio la Biblioteca Centrale di Ingegneria. È importante, noi parliamo spesso della funzione di formazione, di ricerca, di trasferimento tecnologico dell'università. È chiaro che la cultura è al centro di tutto questo, di questa triade. La biblioteca centrale della sede del campus di ingegneria deve ritornare a essere quindi un luogo di cultura, un luogo di condivisione della cultura. Quindi questo è stato un progetto molto importante, e lo è adesso, sta entrando nelle fasi esecutive, perché intersecava valori molto diversi, valori d'uso per gli studenti, è un luogo dove si lavora sulla cultura anche, quindi ci sono anche i lavoratori ovviamente che lavorano su aree museali, sui libri, sui libri antichi, ed è un ruolo rappresentativo, quindi questa sarà un grande intervento. Sull'area centrale poi ci sono tasselli che cambiano e che modificano anche profondamente quello che era l'impianto del raddoppio originale di Gregotti. Questo, il Learning Center, era l'edificio a cui si riferiva il rettore, sviluppato in collaborazione con la Fondazione Cottino, quindi sarà un'occasione, oltre che per creare nuove aule, anche per definire la soglia invece opposta della sede centrale, quella nord. Un edificio innovativo per tanti aspetti, dedicati a una didattica innovativa su temi dell'impatto sociale, e che ha quindi un certo tipo di ambizioni, soprattutto di raccontare un possibile modo diverso di fare didattica e ricerca su temi che sono borderline rispetto a quelli dell'ingegneria, li toccano e li espandono verso il mondo esterno, offrendo quindi una condivisione verso la città molto forte. Poi
Oltre a questo, diciamo che l'altro grande capitolo di lavori del Masterplan sono le piattaforme d'impatto a cui si riferiva Rettore e Direttrice Generale, che sono sparse per la città in qualche modo e rappresentano quindi dei poli di innovazione, dei poli di rinnovamento, dei poli di rigenerazione. Ognuno di questi è un mondo che si porta dietro storie complesse, processi estremamente difficili e situazioni che sono completamente diverse l'una dall'altra. Principali e quindi quelli che stiamo sviluppando sono prevalentemente la Digital Revolution House, che è, diciamo, l'espansione di un edificio che sta subito vicino alla sede centrale, che è quello attualmente chiamato l'Energy Center, su cui il progetto si confronta con un'idea di processo, quella a cui accennava per esempio la direttrice generale di partnership pubblico-privata, molto difficile, quindi fa un lavoro sulla possibilità di rendere quel processo fruttuoso il più possibile, sia in senso di velocità di operazione, sia di praticità e di funzionalità successiva, che vuol dire anche, per esempio, capacità di mutare molto, perché ovviamente questo tipo di edificio è in costante evoluzione. E poi il grande intervento di Mirafiori, qui di fianco all'esistente centro del design. Il progetto qui è soprattutto la costruzione di una possibilità, la forma della possibilità di un processo, per cui lo studio di una serie di soluzioni di prefabbricazione, di ripetitività, di scalarità, che renda l'intervento il più possibile espandibile, ripetibile e in qualche modo ottimizzi quindi le risorse, un tema necessario oggi assolutamente. Ed inevitabile, ma che al tempo stesso tenga in considerazione sia le esigenze funzionali, ovviamente, sia le esigenze di qualità della vita, che forse è una cosa non scontata, perché in fondo il rischio di queste operazioni quando si staccano dalle sedi centrali è anche quello poi di dimenticarsi che si va in luoghi dove poi bisogna passare le giornate, vivere, condividere. Allora anche in questo caso la cura dello spazio tra, per esempio con questa grande piazza condivisa che sarà in condivisione con tutte, tra tutte le aziende, tra tutti i centri di ricerca, tra tutti gli studenti, e sono più di 1500 metri quadri di spazi dedicati alla condivisione, allo scambio, a spazi informali dove si può anche fare un lavoro di tipo informale. Allora anche questa, anche qui, diventa un tratto essenziale del progetto, incluso ovviamente in quel tipo di procedura. E l'ultimo progetto, se vogliamo, in realtà è uno dei tanti scenari che stiamo appunto sviluppando, dei diversi scenari che stiamo sviluppando su Torino Esposizioni, è dedicato al recupero di uno dei più bei complessi che ci sono nella città e che è ovviamente il completamento ideale del campus architettura, su cui si sono susseguiti molti progetti, sappiamo che molti, tutti falliti per ragioni diverse. Allora in questo caso la costruzione dello scenario è soprattutto basata sulla possibilità di rendere un procedimento il meno fragile possibile, cioè il meno attaccabile da tutti quegli imprevisti che poi invece hanno decimato le altre proposte, rendendole di fatto impossibili e bloccandone lo sviluppo. Su questo progetto, che poi non è un progetto, è uno degli scenari appunto, si instaura anche un'idea di campus e di uso degli spazi diversi, di valorizzazione dei padiglioni, e valorizzandone anche ovviamente la dimensione architettonica, quindi di nuovo un po' come all'inizio, non solo numeri e non solo procedure, ma insieme progetto, e credo che la possibilità, la capacità di tenere insieme le due dimensioni sia poi il tratto distintivo del master plan, che non trasforma, cioè non riduce il progetto architettonico a un disegno, al tempo stesso ne valorizza la possibilità figurativa in senso strategico. Grazie al professor De Regibus. Stanno arrivando diverse domande, io credo abbiamo ancora una decina di minuti, quindi penso che sia possibile
provare a farle. Diciamo che alcune sono più centrate proprio sugli aspetti anche tecnici di cui in parte abbiamo parlato negli ultimi minuti, e altre un po' più di prospettiva. Partirei con una che arriva da Stefano Frittoli e che riguarda, diciamo, invece le opportunità più politiche, diciamo così. L'Ateneo, assieme a Politica e all'Università, ha spinto per la candidatura alle Universiadi 2025 di Torino, ovviamente. È un evento che prevede investimenti in studentati e, lui dice, speriamo pubblici. Il Politecnico, in caso di aggiudicazione, chiederà investimenti per realizzare il masterplan. Penso alla nuova biblioteca, e lui intende ovviamente quella di ingegneria. Io però lo estendo anche alla possibilità di, in qualche modo, rispetto proprio a Torino Esposizione, all'integrazione tra i progetti della biblioteca civica della città e lo sviluppo del master plan in quell'area. Ovviamente è una domanda che rivolgiamo al rettore Guido Saracco in questo caso. Sì, guardi, la riflessione che abbiamo fatto internamente, ma non solo Politecnico, ma Politecnico Università di Torino e anche del Piemonte Orientale insieme, erano concentrate su quali erano le precondizioni da porre al nostro appoggio, poi di conseguenza convinto. Noi siamo molto legati alla problematica, come le dicevo all'inizio del mio intervento, di riuscire a dare in questa parte dell'Italia più posti letto per studenti meno abbienti. Abbiamo più di 8.000 persone tra gli studenti che dovrebbero avere un posto letto in un collegio gestito direttamente dai DISU, solamente 2.200 possono averlo. Partendo da questo presupposto, la condizione principe che abbiamo posto è che questa iniziativa porti come legacy, cioè come eredità concreta su questo territorio, la riconversione di edifici costruiti apposta con fondi pubblici e che quindi possano poi essere gestiti con logiche pubbliche e non legate quindi a, come dire, una profittevolità di questi investimenti, che poi porta i costi dei letti a valore di mercato, con fondi pubblici costruire 2.000 posti per studenti in tutto il Piemonte, circa 1.600 nella città di Torino e invece altri 400 nell'area dell'Università del Piemonte Orientale. Lo spettatore chiedeva, auspicava che questo fosse l'esito. In realtà questa è una precondizione che sia io sia il rettore Geona, per quanto riguarda Torino, è stata posta con chiarezza la nostra partecipazione alla cordata, che entra adesso in una fase di progettazione, di dettaglio, di offerta, e stiamo ragionando su quali luoghi della città di Torino potrebbero essere sede di questi investimenti pubblici, ma la sostanza è che se non si manifestano degli impegni da parte del governo in tempo utile, cioè all'inizio dell'anno prossimo, per poter sottoscrivere una proposta, è altamente probabile che noi non la potremo sottoscrivere, perché questo va contro, diciamo così, le precondizioni che ci siamo posti. Quindi, quando parliamo di biblioteca, è un altro discorso completamente. Chiaro che a fianco delle postazioni per atleti, che poi possono diventare postazioni per studenti una volta che si sono tenute le Universiadi, ci potranno anche essere spazi di socializzazione degli atleti, dove fare anche eventi, e qui magari contribuiremo anche noi con la nostra progettualità nell'ambito della terza missione, la condivisione di conoscenze, eccetera. Però la biblioteca è un'altra cosa, non miscelerei con questa iniziativa quella della Biblioteca di Torino, quella è un'altra partita che va giocata con un'altra interfaccia. Se qui l'interfaccia prioritariamente è il Ministero dello Sport, ma anche magari il Ministero dell'Università e della Ricerca, la partita va fatta col MIBACT sulla biblioteca di civica, e in questa direzione penso che la politica debba intraprendere dei colloqui. Certo, quello che noi stiamo facendo a Torino Esposizioni nel riqualificare e adibire a uso per studenti una quota parte di quell'edificio non può che rendere più probabile
il fatto che si possa concepire un progetto complessivo che veda anche la realizzazione di una biblioteca presso Torino Esposizione. Invece abbiamo, diciamo, due aspetti un po' più tecnici. Uno più generale, che arriva da Silvia, che ci chiede quali esempi europei o extraeuropei prenderete come esempio o come modello da evitare. Al contrario, immagino nella costruzione e nella progettazione degli edifici, ma anche delle idee, delle filosofie che ci sono dietro. E l'altra invece più, diciamo così, più polemica, arriva da una dottoranda ed ex studentessa con sede di lavoro al Valentino, che ci chiede: vista la richiesta di spazi da parte degli studenti e non solo che frequentano il Valentino, lei dice non si spiega, ma immagino come si spiega la scelta di mantenere un parcheggio ad uso esclusivo dei docenti al centro di uno spazio verde tutelato dall'UNESCO. Era una delle cose che menzionava anche il professor De Regibus, in questo senso la revisione. E immagino che tra lui e il professor De Rossi possano dirci qualcosa di entrambe le domande. Ma io dico qualcosa sui modelli, nel senso che appunto anche nel momento in cui abbiamo messo a punto il processo del master, abbiamo studiato come dire, le modalità che vengono seguite in alcuni campus internazionali, quindi abbiamo visto quelli che possono essere definiti alcuni nostri diretti competitori o modelli da guardare, eccetera. Tra questi prendo un caso assolutamente importante come quello delle PFL, quindi della Scuola Politecnica di Losanna in Svizzera, dove abbiamo studiato molto attentamente il processo appunto di sviluppo e di inizio di quell'ateneo, e abbiamo scoperto che poi sono modalità molto più semplici, nel senso che si tratta tendenzialmente di affidare a figure esterne, ad architetti, in alcuni casi anche molto famosi, una serie di progetti singoli che poi vengono realizzati. L'esito però, e chi è stato a Losanna, alle PFL, lo conosce anche molto bene, è quello di una realtà di un grande campus fatto per oggetti singoli, dalla non altissima qualità dello spazio connettivo, degli spazi aperti, dell'effetto urbano, potremmo dire, di questo campus. E quindi, ad esempio, confrontandoci con molti colleghi di Losanna, loro erano molto colpiti dal tipo di processo che abbiamo montato al Politecnico di Torino, e che è molto differente, era una modalità in fondo top down come quella che avviene in questa, che è uno dei modelli di scuole politecniche tra i più riconosciuti a livello internazionale. Quindi su questo mi sembra di, a parte poi gli effetti, i cantieri, gli esiti, di questo vedremo a mano che vedranno come dire la luce, credo che sia molto interessante un po' la metodologia che ci viene riconosciuta, che sta dietro al processo del master. E aggiungo una cosa, e cioè che in tutti i progetti che facciamo rispetto alla questione dei modelli, tutti i progetti e tutti gli interventi hanno una fase di ricerca abbastanza consistente e molto rapida, perché dobbiamo operare molto rapidamente, ma molto intensa su casi analoghi, su best practice per capire esempi internazionali, eccetera. Per cui il lavoro poi sui singoli progetti è sempre fatto di esempi, che adesso cambiano però ogni volta a seconda del caso. Rispondo brevemente alla domanda sul parcheggio del Valentino. Il parcheggio del Valentino non è un progetto a tendere, non è un progetto a lunga scadenza. I progetti del Masterplan sono
in continuo divenire. Quello è un progetto di allestimento dello spazio attuale, migliorandolo, rendendolo più vivibile, eccetera. Non è lo spazio finale che noi ci aspettiamo quando il campus sarà realizzato. Già nelle precedenti versioni del campus, del master plan di tuo Expo, eccetera, era previsto un zone parcheggio altrove, per cui immagino che sicuramente quando riusciremo ad arrivare a costruire effettivamente il campus, sicuramente potremo pensare in modo più radicale a una trasformazione degli spazi. Questo non è un progetto di trasformazione degli spazi, è un progetto di allestimento, sono progetti tendenzialmente a costo molto basso e a impatto molto basso, proprio pensati per tutta quella grande fase temporanea che normalmente rimane invece lì in attesa di un procedimento che purtroppo è lungo, perché normalmente i processi di trasformazione grandi in Italia, lo dicono le statistiche, sono molto molto lunghi. Quindi questo è un progetto per tutto il tempo che ci separa dalla realizzazione del campus di architettura, chiamiamolo così. A differenza di quando si fanno gli incontri in presenza, non credo che ci sia dato lo spazio per sforare, c'erano ancora un paio di domande, mi scuso con chi le ha poste se non possiamo citarle, ma siamo riusciti ad arrivare alle 17:31, quindi perfetti, lasciando quel quarto d'ora alle domande e non di più. Ringrazio ovviamente tutti voi che siete intervenuti, la direttrice generale Ilaria Damo, il rettore Guido Saracco, il professor Settineri, Carlo De Regibus. Ovviamente ringrazio Antonio De Rossi che mi ha chiesto di partecipare a questo incontro, dandomi la possibilità di seguire uno degli argomenti che mi diverte di più, che è appunto lo sviluppo e urbano, la pianificazione e l'urbanistica, cosa che di solito facciamo molto poco. Ringrazio ovviamente Juan Carlos De Martin, che non so se ci ascolti, perché immagino sia immerso in tutti gli incontri che sta facendo, per aver ideato questo format e averlo anche poi trasformato, lavorato alla trasformazione in tempi brevissimi. Ringrazio chi ci ha ascoltato e ovviamente vi invito a seguire i prossimi appuntamenti fino a questa sera di Biennale Tecnologia. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie. Buonasera.